Inaugurati 9 alloggi di edilizia sociale e residenziale realizzati dal Villaggio del Ragazzo al centro Franco Chiarella di Chiavari. Commemorate le vittime della deportazione partite dal campo 52 di Coreglia Ligure. In segno di ricordo sono stati prelevati 20 pugni di terra che saranno portati ad Auschwitz. Non siamo nella stessa situazione del 1938, ma la propaganda politica attuale presenta preoccupanti analogie. A dirlo Gad Lerner, intervenendo a Chiavari sugli 80 anni delle leggi razziali. È nevicato anche nel Levante. La perturbazione ha portato neve a basse quote anche sul Tiguglio. Entro febbraio avviati i restauri alla cupola della cattedrale di Chiavari. L'intervento complessivo del valore di 3 milioni e mezzo di euro suddivisi in 5 lotti. Raggiunto l'accordo sindacale per le tutele dei lavoratori di Aprica a Rapallo. Ai 60 dipendenti ex Aimeri sarà applicato il contratto di categoria con la clausola di continuità. Benedetti dal Vescovo diocesano gli spazi della nuova sede della Algo Miraglio. Nei capannoni di via Selaschi a Levi trasferite le linee produttive da Conscienti di Ne. Rimosso il Chocolate, l'imbarcazione dopo la mareggiata di fine ottobre che ostruiva la foce del torrente San Francesco. Da lunedì può ripartire il cantiere per il rifacimento della soletta. Varata al cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, la nona Frem Spartacus Kergat. Si conferma il buon momento di lavoro per lo stabilimento rivano. A 3 anni di distanza, ancora oscura la verità sulla tragica fine di Giulio Regeni. Anche a Chiavari fiaccolata e conferenza sui diritti umani violati con Domenico Quirico. Partiti i lavori per la ricostruzione della provinciale 227 e consegnato alle ditte appaltatrici il cantiere. Intanto operativa all'interno del teatrino di Portofino un'aula telematica. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG Guardando la Settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo a Chiavari, al centro Franco Chiarella. Sono stati inaugurati 9 alloggi di edilizia sociale residenziale. Poi a Coreglia si è tenuta la commemorazione in ricordo delle vittime partite dal campo di 52 di Coreglia Ligure dirette ad Auschwitz. E non hanno fatto più ritorno. Vediamo i servizi. Speriamo che ogni passo in avanti ci inviti a compierne altri. Un passo importante, ma di un cammino che non si deve fermare, per dare risposte concrete a chi è nel bisogno e cerca punti di appoggio per la propria vita. È l'auspicio che il Vescovo diocesano ha lasciato in consegna alle numerose autorità presenti al taglio del nastro dei 9 alloggi di edilizia residenziale sociale inaugurati al centro Franco Chiarella di Chiavari. Un progetto partito nel 2014 che arriva a compimento nel segno della continuità. A farlo partire prima e completarlo poi, amministrazioni di colore politico diverso sia in regione che in comune a Chiavari. Un percorso tra le istituzioni di grande collaborazione e anche di chi fa per passione, con professionalità, questo lavoro d'assistenza delle nostre categorie più deboli. Le giornate come oggi ci ricordano poi dai numeri che vediamo che il nostro paese resta in una situazione di difficoltà, che le persone che hanno bisogni sono molte, che le persone hanno bisogni diversi e vanno ovviamente fornite risposte diverse per tutto questo. Gestita dal Villaggio del Ragazzo, la struttura è stata realizzata riqualificando completamente l'ultimo piano dell'edificio che ospita il dormitorio cittadino e la comunità terapeutica. Bonificato l'amianto, sono stati rifatti completamente gli interni, gli infissi e le coperture sulle quali sono stati installati pannelli fotovoltaici. 1.250.000 euro i fondi che sono stati spesi per i lavori, 500.000 li ha messi la Regione, 600.000 al Comune di Chiavari, 150.000 al Villaggio del Ragazzo. La prosecuzione del cantiere vedrà adesso a breve la realizzazione di una palestra e di una serie di parcheggi. I fruitori degli appartamenti saranno soggetti in situazione di disagio economico e sociale individuati dai servizi sociali. Secondo una convenzione che è già stata stipulata ma che va perfezionata e rivista, quindi non sarà immediato questa cosa perché c'è ancora del lavoro da fare. Quando si vedranno i primi utenti di questo servizio? I primi utenti, in base ai servizi sociali e alle richieste, verranno stillati, penso, nei prossimi mesi. Si tratta, adesso oggi ne avremo, presumo, solo uno arredato, altri 8 dovranno essere arredati completamente. Stiamo facendo gli ultimi pagamenti anche con Filse, per cui nei prossimi mesi saranno proprio al 100% operativi.
In questo lembo di terra al confine tra Correia Ligure e San Colombano Certenoli sorgeva il campo di concentramento numero 52. Qui erano prigionieri gli ebrei arrestati in provincia di Genova, in tutto 42. Per 20 di loro, il 21 gennaio 1944 iniziava il viaggio senza ritorno verso il campo di sterminio di Auschwitz. A memoria futura, in questo luogo, ad ogni anniversario sono stati posti dei segni di questa tragica pagina di storia. Noi avevamo cancellato che in Piazza Roma, Chiavari, in Via delle Vecchie Mura, Chiavari, che in molte delle strade di Chiavari vivevano famiglie che sono state strappate dalle loro case, portate qua e da qua portati verso Auschwitz. E la parola terra, la nostra terra, oggi acquista davvero un significato straordinario. Gli studenti del Marsano hanno voluto fare un atto simbolico, hanno raccolto 20 pugni di terra che sarà portata ad Auschwitz e portata su quella terra che custodisce le ceneri dei deportati da Calvari. Anche gli studenti dell'Istituto Caboto di Chiavari sono stati coinvolti nelle iniziative di sensibilizzazione su questo tema. Per il secondo anno consecutivo abbiamo aderito all'iniziativa della Fondazione Irlandese per il Ricordo dell'Olocausto, che sponsorizza i crocus gialli, un particolare tipo di bulbo che ricorda chiaramente il colore della stella gialla di Davide che portavano sugli abiti nei lager tedeschi, e quindi i nostri ragazzi hanno realizzato un manifatto di legno, dentro abbiamo piantato i bulbi di crocus che successivamente dovranno spuntare, e abbiamo messo una targa del Caboto a ricordo dell'iniziativa. I giovani, per età e contesto sociale molto lontani da questi eventi, si dimostrano sensibili ed attenti sui temi delle discriminazioni razziali. Un germoglio di speranza per chi quelle ferite le porta ancora nel cuore. Probabilmente vengono a conoscenza di questi fatti per la prima volta nella loro vita. E essendo loro ragazzi, avendo davanti a loro un futuro, il fatto di ricordare, che per noi vuol dire ricordare, per loro vuol dire costruire un futuro diverso, per cui la memoria non ha solo un valore di ricordo, ma ha il valore di avere delle prospettive diverse per il futuro. Restiamo a parlare dei temi del giorno della memoria. La situazione attuale non è come quella del 1938, ma ci sono analogie preoccupanti riguardo alla propaganda politica. A dirlo Gad Lerner, che è intervenuto a Chiavari proprio per ricordare gli 80 anni dell'entrata in vigore delle leggi razziali. Sentiamo. Se fossi andato a scuola nel 1938 e il mio compagno di banco, il mio insegnante, fossero scomparsi da un momento all'altro, che cosa avrei fatto? Una domanda che Gad Lerner, affrontando il tema delle leggi razziali in vista della giornata della memoria, ha rivolto ai presenti in auditorium a Chiavari, pensando soprattutto ai giovani di oggi, ai quali, ha spiegato, va raccontato il cammino che portò allo sterminio degli ebrei, visto che, pur non trovandoci nella stessa situazione di 80 anni fa, l'attuale propaganda ha preoccupanti analogie. Con gli argomenti dello scherno, della degradazione dell'altro, dell'idea che gli italiani si difendono isolandosi e preservando, come dire, la fetta di torta solo per sé. Non è questo il modo di affrontare il futuro. Dal palco dell'auditorium chiavarese, Gad Lerner ha invitato tutti a trovare la forza di non accettare l'ingiustizia, anche quando si presenta con il volto della legge. All'epoca, ha sottolineato il giornalista, gli ebrei censiti erano appena 40.000 e dunque bisognava alimentare una massiccia campagna di odio nei loro confronti. Oggi invece è più facile alimentare ostilità nei confronti degli immigrati, una situazione sulla quale occorre vigilare affinché quanto accaduto 80 anni fa non rimanga semplice memoria storica. I barconi non sono certo la causa delle difficoltà che vivono gli italiani, sono in qualche modo un simbolo, no? Di come si possa ricostruire, come dire, un velo di indifferenza. Allontaniamo il problema, se ne occuperanno i libici, non è colpa nostra se da quella parte del mare vengono perseguitati, chiusi in campi di concentramento, non ci riguarda e noi pensiamo ad altro. Io credo che però questa sia una visione molto miope. Apriamo adesso una finestra sul meteo, perché nella giornata di mercoledì ha fatto la sua comparsa anche a quote basse sul Tiguglio la neve. Vediamo.
tanto tuonò che piove, o meglio nevicò. L'annunciata perturbazione ha raggiunto la Liguria portando pioggia mista a qualche fiocco bianco anche a quote medio-basse. Neve che in riva al mare diventa bagnata ma che acquista consistenza addentrandosi nell'entroterra. Imbiancato il monte di Portofino, le alture della Val Graveglia, Val Fontana Buona e Valle Sturla. A poche ore dal nuovo allerta giallo diramato dall'ARPAL della Regione Liguria, le prime nevicate si sono registrate anche nel Levante Ligure. L'allerta giallo infatti era stato esteso anche alla zona di Levante, inizialmente era stato previsto soltanto per la zona di Centro e Ponente. Abbondanti nevicate che si sono fermate anche lungo il territorio del Tigullio. Qui siamo a Levi, come possiamo vedere la nevicata sta proseguendo con abbondanti fiocchi di neve che scendono dal cielo. In Val d'Aveto la nevicata ha imbiancato Rezzuaio e Santo Stefano d'Aveto, mentre da Rocca d'Aveto al Monte Bue già innevate da giorni. A far notizia la colonnina di Mercurio, scesa già nel pomeriggio a meno 8,3 gradi. Suggestiva la nevicata in Piazza De Ferrari a Genova, proprio dinanzi al palazzo che ospita la sede della Regione Liguria, e sono proprio gli amministratori regionali al termine della giornata che insieme ad ARPAL fanno il punto della situazione nel briefing di metà pomeriggio. Le precipitazioni più abbondanti dovrebbero essersi compiute, così come ci sarà questa notte due allerte più specifiche, una dovuta al fatto che le temperature scendono, siamo intorno alle 0 gradi già adesso e quindi la possibilità di ghiaccio, e la seconda che ci segnalavano i meteorologi è la possibilità, anzi direi, visto la nostra accuratezza, la quasi certezza di raffiche di vento forte oltre 100 km all'ora. La cosa che ci preoccupa di più però a questo punto, come è già stato detto, è il fatto che adesso c'è il rischio gelate, anzi direi che c'è la certezza di gelate dove è nevicato, le temperature si abbassano ulteriormente ed entrano con irruenza venti freddi da nord. Parliamo di venti di burrasca forte per domani, quindi arriviamo a punte, a raffiche anche che superano i 100 km orari, anche 120, quindi i fenomeni che ci preoccupano di più saranno appunto il freddo, le gelate e i venti. Sono stati presentati i lavori di restauro alla Cattedrale di Chiavari, suddivisi in 5 lotti, partiranno a breve, partirà il primo lotto che interesserà la cupola. E poi per quanto riguarda il fronte sindacale, i temi del lavoro, è stato raggiunto l'accordo di tutela dei lavoratori ex Aimeri, adesso con il 1° febbraio partiranno a lavoro per la Aprica, la realtà che ha preso in mano la gestione della raccolta differenziata a Rapallo. Vediamo. Il primo significativo lotto di lavori per il restauro conservativo interno della chiesa cattedrale di Nossa Signora dell'Orto a Chiavari riguarderà la cupola. Già entro la fine di gennaio la ditta Gerso, che si occupa dell'intervento, è in grado di allestire la suggestiva impalcatura che si leverà sino a 40 metri di altezza. Da prima verrà montata un'impalcatura, un sistema di ponteggio a piramide fino alla, appunto, a coprire tutta la superficie della cupola, che durerà circa un mese, ragionevolmente nel mese di febbraio. E poi partirà il lavoro vero e proprio di restauro, di recupero artistico della cupola, quindi presumiamo che questo primo lotto di intervento dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. La cupola, danneggiata da un incendio ricostruito nell'Ottocento, porta i segni degli anni e delle infiltrazioni di umidità. L'intervento sarà sostanzialmente un intervento di bonifica e di consolidamento, pulitura e di ripristino di quello che è l'apparato decorativo, affinché possa non essere soggetto a fenomeni di distacco, di degrado e di disgregazione, come potrebbe esserlo nel momento in cui l'umidità continua la sua azione. Complessivamente sono 5 lotti di intervento in messa a progetto per un importo totale di 3 milioni e mezzo di euro circa. La partenza del primo lotto di lavori è stata resa possibile grazie ad una donazione importante. Il costo di questo intervento è di 440-50 IVA compresa, che cifra che è stata erogata dal cavaliere Arvedi, ha voluto farci questo dono. E noi di questo lo ringraziamo tantissimo. Nel periodo di installazione delle impalcature la cattedrale resterà chiusa dal lunedì al venerdì. Per i fedeli tuttavia verrà offerta la possibilità di preghiera e di celebrazione dei sacramenti. In alternativa, come possibilità di offerta di spazio di preghiera, viene proposta la cappella del seminario, che è accanto alla chiesa cattedrale. Al termine di una lunga trattativa siamo riusciti a trovare
un accordo, e questo accordo prevede che tutti i lavoratori siano assunti da Africa, cioè dall'azienda mandataria, e gli verrà applicato a tutti i lavoratori il contratto di settore, di vigilanza ambientale. Quindi abbiamo tutelato sia il valore economico e sia la sicurezza del posto di lavoro, con il famoso articolo 6, quello che prevede la garanzia del posto di lavoro anche nel caso che cambi l'appalto. Questo appunto è importante in fase di un nuovo appalto, c'è la clausola che prevede che i lavoratori vengano assunti dal nuovo soggetto che eventualmente dovrà intervenire? Assolutamente sì, è stato un accordo importante, un accordo che avrà riflessi anche a carattere nazionale per tutelare tutto il settore, tutelare un contratto che stiamo rinnovando proprio in questo periodo e che permette ai lavoratori del comparto di avere sia un reddito sufficiente e sia la sicurezza del posto di lavoro, cosa importantissima. La cooperazione, che sicuramente è un altro settore valido, è importante, ma per i lavoratori disagiati, ma questo è un altro discorso. E se in futuro dovranno essere inserite delle persone inserite in quelle categorie, noi siamo disponibili a ulteriori accordi. Adesso tutto pronto per partire con l'appalto, il primo febbraio ci sarà il passaggio di consegne? Sì, il primo febbraio, tra l'altro nel corso di questo incontro ci hanno anche spiegato come funzionerà il nuovo appalto e questa ditta che farà investimenti che arrivano ai 5 milioni. I lavoratori avranno una sede nuova e moderna, sicuramente all'altezza del compito che devono svolgere, ci saranno tutti i mezzi nuovi e quindi sicuramente un passo avanti anche per migliorare il servizio nel comune di Rapallo. Ancora i temi del lavoro, è stato il Vescovo Monsignor Alberto Tanasini a benedire la nuova sede della Algo Miraglio, una realtà nata dalla fusione di queste due prime entità distinte, che è operativa nei capannoni di via Selaschi a Leivi. Parleremo poi anche della rimozione a Rapallo del Chocolate, l'imbarcazione che ostruiva la foce del torrente San Francesco. Qui lunedì potranno ripartire i lavori per la realizzazione della soletta. Abbiamo voluto crederci, abbiamo preso questa decisione di incrementare, comunque di lavorare sul territorio, e ci crediamo, il gruppo è buono, motivato, e quindi diciamo che le prospettive non possono che essere buone per il futuro a livello di motivazione. Poi chiaramente il mercato dirà la sua e bisogna lavorare molto sul mercato, però sì, c'è la volontà. Ecco. Quanti sono attualmente gli operai che lavorano all'interno di questo stabilimento? Ma diciamo che fondendo le due realtà adesso abbiamo un organico di circa 100 dipendenti, e quindi è una giornata di festa anche per il territorio in una situazione difficile. Siamo riusciti a superare delle difficoltà che si erano presentate in queste settimane in azienda per ripartire nel prossimo futuro con le migliori condizioni possibili, quindi facendo anche rientrare al lavoro dalla Polonia. È un segnale molto importante, si viene a creare un'azienda già di una certa dimensione. Erano due aziende che comunque funzionavano, due aziende che facevano lo stesso prodotto, hanno deciso di unirsi e di formare quindi una realtà che dopo le più importanti che conosciamo, cioè Arinox, Ilex, Fincantieri e Mectron, questa risulta già un'altra realtà molto importante. Un'area importante per il comune è quella industriale nella zona dei Selaschi, oggi un momento che accoglie un'altra realtà che qui si è insediata. Speriamo che sia l'inizio di una serie positiva, non dico lunga, ma comunque costante, che inverta un po' quelle che sono oggi le situazioni di mercato, che ahimè invece stanno presagendo e ci predispongono un futuro sempre più condizionato da stop nel mondo del lavoro a livello occupazionale, con freni continui sugli investimenti, e quindi sotto questo profilo questa realtà che oggi si insedia ufficialmente sul comune di Leivi è una controtendenza, quindi una lode e un plauso a questa realtà che si inserisce.
I tiranti del pontone che si tendono e lentamente sollevano il cioccolate che lascia la riva dove si era spiaggiato lo scorso 29 ottobre ostruendo la foce del torrente San Francesco. Un altro passo importante è stato compiuto per un atteso ritorno alla normalità a Rapallo. Dopo un lungo intervento preparatorio con il dragaggio del tratto di costa antistante all'inizio del lungomare per permettere l'accesso del pontone, l'area del cantiere per la costruzione della nuova soletta sul San Francesco è stata sgomberata e i lavori lunedì potranno ripartire. Un'ulteriore significativa tappa verso il ritorno della normalità con il completamento della fase della rimozione dell'imbarcazione che si sta perfezionando ormai in questi ultimi giorni e poi si passerà alla pulizia dei fondali con il livellamento proprio per consentire la ripresa della balneazione possibilmente in tempi compatibili con l'avvio della stagione turistica. Obiettivo dell'amministrazione è arrivare a Pasqua avendo rimosso tutte le imbarcazioni spiaggiate visibili. Nel contempo si punta al ripristino del molo di attracco dei battelli. Tre le ipotesi sulle quali si sta lavorando. Tre possibilità per fare in modo che i battelli rientrino a Rapallo. Io sono convinto che i battelli rientreranno a Rapallo. Molto probabilmente si lavorerà in località Porto, Molo Duca degli Abruzzi, oppure un'altra opzione ci hanno prospettato oggi, località sempre Porto, vicino alla pompa di benzina, per capirci. L'iter sta andando avanti nel modo migliore, c'è una stretta sinergia con la regione Liguria, con i nostri uffici, anche se obiettivamente devo confessare che le operazioni sono molto complesse, quindi non è un gioco, è stato un evento calamitoso enorme che ha messo in condizioni l'amministrazione comunale di fare un altro lavoro enorme. È stata una giornata di festa agli stabilimenti Fincantieri di Riva Trigoso, si è varata infatti la nona fregata Fremm che è stata intitolata Spartaco Schergat, si conferma il buon momento dal punto di vista lavorativo per lo stabilimento rivano. Parleremo di questo ma anche della commemorazione che c'è stata anche a Chiavari, una fiaccolata che ha chiesto ancora una volta verità per Giulio Regeni a 3 anni dalla scomparsa del giovane ricercatore ucciso in Egitto. Vediamo. In nome di Dio, taglia! È stata la signora Anna Rosa Aonzo Grillo, figlia della medaglia d'oro al valor militare Giuseppe Aonzo, a varare la Spartaco Schergat, la nona fregata multimissione Fremm costruita nei cantieri di Riva Trigoso, che adesso raggiungerà lo stabilimento del Muggiano di La Spezia per il completamento dell'allestimento. Una unità, la nona, della serie di 10 commissionate a Fincantieri della Marina Militare, caratterizzata da una elevata flessibilità di impiego, lunga 144 metri, larga quasi 20 e un dislocamento a pieno carico di circa 6.780 tonnellate. A bordo potrà ospitare fino a 200 persone per una velocità massima superiore ai 27 nodi. Gli interessi nazionali sono praticamente in tutto il mondo, nel mondo globalizzato e quindi la presenza, la sorveglianza, la deterrenza, la diminuzione delle incertezze e dei rischi è fondamentale e le fregate sono le unità più indicate per poter svolgere queste missioni. Tante le autorità civili e militari presenti alla cerimonia del varo, disertata però dalla FIOM, la Federazione dei Metalmeccanici della CGL, ha voluto così esprimere la sua contrarietà nei confronti di un accordo con l'azienda relativo alla reperibilità sottoscritto dalle altre due sigle sindacali, ma sul quale non c'è stato confronto in primis con i lavoratori. Hanno derogato sulla reperibilità dei lavoratori che il contratto nazionale prevede 6 giorni su 7, quindi la vogliono applicare 7 giorni su 7. Ripeto, noi non è che non siamo favorevoli a questa modifica, vanno sentiti i lavoratori, sono loro che devono decidere se un accordo può essere giusto o sbagliato. A quel punto lì, se i lavoratori l'hanno mandato alle segreterie e all'RSU di firmare, noi siamo i primi a firmare gli accordi. Alla protesta della FIOM, durante il suo discorso, ha replicato l'amministratore delegato dei Fincantieri, Giuseppe Bono, che ha definito l'atteggiamento del sindacato sterile. Sapete qual è, almeno quello che mi hanno spiegato, spero che me l'abbiano spiegato bene, il motivo è che è stato firmato un accordo che è a vantaggio dei lavoratori ma anche dell'azienda. E allora sembra che la FIOM sia arrabbiata perché c'è anche il vantaggio dell'azienda, come se l'azienda fosse terza rispetto alla FIOM e ai lavoratori, e l'azienda sono i lavoratori. Per quanto riguarda la possibilità di assunzione anche per lavoratori del territorio, è già attivo uno sportello in questo senso? Allora, noi abbiamo utilizzato le moderne strutture informatiche, quindi informatizzando lo sportello fisico che è stato creato in altri cantieri,
avendo poi sfruttando le caratteristiche della regione Liguria, che è su tre siti, quindi con uno sportello informatico riusciamo a unire le esigenze sia del cantiere di Sestri Ponente, quello di Spezia e quello di Riva Trigoso. In questo sportello vengono presentate le esigenze dirette di Fincantieri, cioè di figure che vengono assunte direttamente in Fincantieri, e le figure professionali che sono ricercate dalle ditte dell'indotto che hanno un carico di lavoro per i prossimi anni. Quindi questo sportello è già online, è già attivo, ci si può rivolgere? Questo sportello è online per la parte di Genova. Nel corso delle prossime settimane inseriremo le esigenze delle ditte dell'indotto del cantiere di Riva Trigoso, per poi proseguire anche con dei percorsi professionali in loco per reperire eventuali professionalità che non sono presenti nel territorio. Questa era una richiesta che c'era da tempo, in particolare per la formazione cosa contate di fare? Per la formazione contiamo di fare innanzitutto di recuperare quelle che sono le esigenze del territorio, quindi verificare quelle che sono le professionalità che non riusciamo a trovare e poi attivare attraverso poi la regione dei percorsi formativi ad hoc per creare determinati percorsi professionali, ad esempio elettricisti o tutta una serie di professionalità che in questo momento non si trovano. Pensate di farlo? Quello lo vedremo, nel senso che prima verifichiamo. Sul territorio verrà attivato a breve un corso per capi di bordo col villaggio del ragazzo, in analogia con altri percorsi professionali già svolti a Spezia con un altro ente di formazione, a Genova con ulteriori enti di formazione. Per partecipare a questi corsi cosa bisogna fare? Ma questo corso da capo prodotto, capo di bordo, è un bando pubblico, per cui ci saranno attraverso tutte le forme, che saranno le inserzioni sul giornale e così via, dei bandi per cui il singolo candidato potrà candidarsi, parteciperà a una selezione e verrà inserito in questo corso per poi essere assunto in Fincantieri. Ricordiamo Giulio a 3 anni esatti dalla scomparsa. Spero che non sia gli anniversari non diventino 30, 40 o 100, come purtroppo, senza verità ovviamente, come avviene purtroppo in questo paese, in cui tutti vogliono la verità ma nessuno poi la va a cercare veramente. Dobbiamo non dimenticare. Questo sempre. È impossibile dimenticare. È una vicenda che comunque è stampata nella storia del XXI secolo. Che purtroppo qualcuno vorrebbe dimenticare, anche da queste parti peraltro. Come dire, questa è una vicenda che è iniziata male nell'impostazione originaria, in cui alla perentorietà delle affermazioni, vogliamo sapere tutto, eccetera, eccetera, è corrisposta una uguale e contraria incapacità di utilizzare dei mezzi per ottenerlo. Non so cosa vi devo dire di più. Roberto, anche il gesto comunque a Chiavari c'è, insomma le persone partecipano. Sì, partecipano e sono contento di vedere tanti ragazzi in sala, una cosa che non era affatto scontata, questo ci dà speranza non soltanto per ricordare Giulio, ma Giulio è simbolo di tutti i diritti umani negati nel mondo, quindi è una battaglia civile che continua. Da portare sempre avanti anche con l'impegno della nostra gente qua. Assolutamente sì, il Liguria ha dimostrato di avere una grande coscienza civile, soprattutto nelle scuole, nei giovani, dove la nostra associazione ha fatto un importante lavoro e quindi è il caso di insistere. Perché quel giorno, 5 anni prima, tutto era cominciato. Piazza Tahrir, la rivoluzione, la caduta del regime di Hosni Mubarak, il sogno di una primavera che si era trasformata nel suo contrario. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Lo spazio del nostro approfondimento è dedicato a Portofino. Infatti è stata una settimana importante per il borgo. Infatti sono partiti i lavori, è stato consegnato il cantiere alle ditte che dovranno ricostruire la provinciale 227 distrutta dalla mareggiata, ma è entrata in funzione anche l'aula telematica. Permetterà, e già successo in settimana, agli alunni che tutti i giorni prendono il battello per recarsi a Santa Margherita Ligure e andare a scuola, permetterà nei giorni di mare mosso di poter seguire le lezioni proprio dall'aula multimediale che è stata allestita all'interno del teatrino comunale. Vediamo tutto questo nei prossimi servizi. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine e l'appuntamento è fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
Gli operai dell'Associazione Temporanea di Imprese, capitanati dalla Traversone di Rezzo Aglio, lavoreranno in contemporanea su più punti, a terra, consolidando quella che ritornerà ad essere la sede stradale, via mare, con i sub e con il pontone che depositerà i massi ciclopici a difesa del litorale. È stato consegnato ufficialmente il cantiere per la ricostruzione della provinciale 227 di Portofino. La strada è stata finanziata con uno stanziamento diretto di Regione Liguria pari a 1,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i fondi emergenziali sempre del valore di 1,5 milioni di euro per un totale di 3 milioni di euro. Oggi consegniamo un cantiere che io immagino finirà la strada come previsto prima dei ponte Pasquale del 25 aprile e del 1 maggio, anzi oggi siamo un po' più ottimisti anche se non si dovrebbe dire, contiamo di chiuderla anche prima almeno a senso unico alternato. Credo che sia un bel esempio di collaborazione tra i sindaci del comprensorio, la regione e la città metropolitana, un ottimo esempio di efficienza e di utilizzo dei soldi pubblici. Durante l'orario di apertura del cantiere la passerella resterà chiusa per riaprire il tardo pomeriggio e in una breve finestra temporale intorno a mezzogiorno. L'area è stata oggetto in queste settimane di un lavoro di preparazione da parte della città metropolitana di Genova. Dopo il sopralluogo nella zona di Paraggi, il presidente della regione si è spostato a Rapallo, dove anche qui è stato fatto il punto sui tempi del ripristino del litorale. Entro febbraio i proprietari armatori avranno rimosso dal golfo tutte le imbarcazioni, dopodiché, d'accordo con la Protezione Civile e col Ministro dell'Ambiente che abbiamo incontrato settimana scorsa, cominceranno le opere di ripulitura del fondale da tutti i relitti non classificati come proprietà di qualcuno e poi del livellamento delle spiagge in modo da essere pronti per la stagione balneare. Per quanto riguarda il porto, sta presentando in queste ore la società concessionaria a cui spetta i lavori un piano di recupero delle imbarcazioni affondate, dopodiché anche il porto, che è privato e quindi dovrà essere aggiustato con soldi privati, potrà cominciare la sua opera di recupero. Lungo la strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, l'impresa Traversone di Carasco ha installato le reti di protezione della passerella pedonale, ha predisposto la strada di accesso al cantiere e con l'ausilio di sub specializzati sta individuando il punto di attracco del pontone che dovrà sistemare i massi per l'accesso via mare. Il principio studiato dalla città metropolitana e sposato da noi come associazione temporanea di imprese è quello di aggredire su più punti quest'opera. Ci sono già tre rocciatori sulla parte dietro la curva, diciamo verso Paraggi, che stanno facendo delle opere che non si può arrivare da terra ma solo imbragati, quindi loro faranno la parte dei lavori su Fune. Noi, vabbè, siamo i capogruppo, impresa Traversone, faremo le opere stradali. Poi c'è l'impresa Icostra SRL di Genova che ha i rocciatori, e poi c'è l'Arte Sub SRL di Spezia che farà i lavori via mare, quindi ha i sub adesso in acqua e poi arriverà col pontone già in settimana, è previsto l'arrivo giovedì e venerdì, meteo permettendo. C'è la società Bonfiglio Alberto SAS di Borghettovara che anche loro fanno lavori stradali, trasporti, ci aiuteranno a noi nei lavori proprio sulla strada. L'apertura sarà sicuramente dobbiamo riuscirci, perché questo è l'intento di tutti, a Pasqua con un senso unico alternato e poi successivamente tutte quelle opere di finitura che si potranno fare anche a traffico in corso. A Pasqua strada aperta a senso unico alternato e si sbilancia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha visitato il cantiere forse anche qualche giorno prima, ma all'inizio dell'estate strada aperta in entrambi i sensi di marcia. Credo sia importante la collaborazione che già c'era ma che in questo frangente è diventata più intensa, più significativa e anche più proficua tra Comuni di Santa Margherita Ligure, Comuni di Portofino, Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria. Questo a beneficio di tutto il territorio, perché Paraggio e Portofino attraggono dei flussi turistici a livello internazionale importantissimi che tengono in piedi l'economia del territorio. Quindi era importante poter garantire l'afflusso regolare, certo organizzato con delle fasce orarie, ma credo che chi vuole visitare questo territorio, venire a vedere la bellezza salvaguardata e quella che stiamo cercando di ricostituire, può farlo, basta che si informi e rispetti le tempistiche che sono date. Grazie. Volevamo ringraziarvi, siamo qua tutti nel teatrino e ci tenevamo ringraziarvi. Visto che la tecnologia c'è, abbiamo pensato di sfruttarla pieno e quindi di creare questa classe telematica che è di fatto un qualche cosa di innovativo, ed è stato possibile questo progetto con il contributo del MIUR. Noi avevamo aperto con MIUR il canale dell'emergenza dopo la vicenda di Ponte Morandi e grazie a quei fondi e a questo dialogo efficiente e aperto siamo riusciti a presentare un progetto, quindi la scuola di Santa Margherita, che poi è la scuola terminale di questi bimbi, il comune di Portofino, quelli di Santa Margherita sono stati molto
molto attivi, credo che abbiamo regalato ai bambini un servizio in più. Chissà che in futuro Portofino non possa riavere una sua scuola, qui diceva il sindaco, che da una disgrazia non possa nascere invece, chi può dirlo, qualcosa di innovativo per questo paese. Questo è un percorso diverso, più complesso, sarà il territorio a esprimere le proprie esigenze e Regione Liguria, come sempre, a filtrarle nel piano regionale scolastico che poi deve vagliare. Siamo aperti al dialogo e credo che l'abbiamo dimostrato su tutti i territori, con precisione e stando attenti ovviamente a tutti gli equilibri. Oggi hanno fatto la prima lezione, sono molto contento anche da portofinese perché l'ultima lezione che si è svolta a Portofino, io ero alunno, era 30 anni fa, più di 30 anni fa. Allora, vedere queste cose qui fanno anche pensare che nelle disgrazie a volte, chissà, un domani poter riavere di nuovo l'asilo e le nostre scuole qua a Portofino. Ci lavoreremo col cuore, la tecnologia può aiutare anche a avere dei costi minori con un insegnante, con i PC come è stato realizzato oggi. Chissà che un domani questa mareggiata non abbia lasciato dentro di noi anche delle idee per migliorare la vita di tutti i ragazzi e vedere Portofino di nuovo come desiderei io, come desiderano tutti i portofinesi, ricca di bambine e piena di persone. Che tipo di tecnologia è stata usata qui al teatrino di Portofino? Abbiamo creato un punto partendo dalla scuola di Santa Margherita, perché ovviamente dovevamo trasmettere da lì, abbiamo utilizzato delle radio in ponte megahertz 5,8 e abbiamo trasmesso da Santa Margherita su al santuario Montallegro, di rimando a Castello Brauno, e abbiamo trasferito qui al teatrino per avere le immagini e l'audio in tempo reale. Non c'è ritardo nelle comunicazioni tra i bambini e la scuola? Esattamente, l'audio e il video arriva in tempo reale e per quello che abbiamo usato come tecnologia è come avere la fibra, perché le radio si chiamano il fiber e quindi trasmettiamo con una potenza di 450 mega e quindi il segnale arriva in tempo reale. I suoi insegnanti che cosa hanno detto? Come si sono adattati a questa novità? Ah, io direi bene, come tutti i progetti un po' sperimentali, anche questo è stato condotto con parecchia velocità e il coinvolgimento sinceramente da parte mia non è stato totale da parte degli insegnanti, perché avevo bisogno di fare le cose insomma con una certa celerità. E quindi coinvolti anche diciamo un po' all'ultimo, hanno reagito molto positivamente come di solito fanno, anche perché hanno visto che dietro poi insomma c'è il bene dei bambini. Un esperimento, quello di Portofino, che può essere replicato anche in altre situazioni? Un esperimento che può essere replicato in altre situazioni in caso di necessità, una possibilità che può andare oltre l'emergenza, anche perché l'esperimento di Portofino ha la caratteristica di aver coagulato intorno alla scuola l'interesse di tutta la comunità di Portofino e quindi ha creato le premesse perché, al di là della durata di questo esperimento, che comunque si rende necessario ed è importante che venga realizzato adesso, dicevo, pone le premesse per una sua continuazione eventualmente nel futuro.